Nel giorno in cui si ricordano i 100 anni del grande campionissimo del ciclismo Fausto Coppi, si corre una delle gare più belle della categoria juniores a livello internazionale, il trofeo Francesco Buffoni. E questa è la 50ª edizione, quella del cinquantenario dunque e delle nozze d'oro, di una corsa che ci riserva sicuramente emozioni, fatti, protagonisti lungo questi 50 anni. Come sempre, la tradizione vuole il ritrovo a Forte dei Marmi presso il Fortino in piazza Garibaldi, poi la partenza ufficiale da Cinquale, l'arrivo invece nei pressi del comune di Montignoso in località Prato a Villa Sciffe. Anche quest'anno i numeri sono davvero imponenti per questa edizione della gara internazionale, che si può definire tranquillamente anche premondiale, perché siamo ormai a meno di 2 settimane dal campionato del mondo in Inghilterra. 176 atleti iscritti, 44 squadre, 8 nazionali, 6 rappresentanti straniere e squadre di club, 30 squadre italiane. Dunque, 5 atleti vanno a contendersi il trofeo Buffoni, perché dietro sono sempre ad una quindicina di secondi, li vedete in fondo, ma non sono più in grado di recuperare, con lo svizzero Blum a fare l'andatura. Poi abbiamo Garofoli, quindi Bagatin e poi Alessio e Verri che sono rientrati. Vedete, è il campione italiano al centro del quintetto, ma è sempre lo svizzero che sta facendo l'andatura, è sempre Blum, 300 metri alla conclusione, siamo già in salita. Grande affluenza di pubblico anche quest'anno, davvero tantissimi appassionati, imponente la folla presente a questo trofeo Francesco Buffoni, ed ora lo sprint sta per iniziare. Vedete che Garofoli sembra intenzionato a partire, c'è anche Bagatin e parte Garofoli, parte il corridore marchigiano, il campione italiano del team LVF, e la sua progressione è fantastica, superba questa sua progressione che gli consente di andare a vincere il trofeo Buffoni. Seconda posizione per Alessio della Giorgione, terzo Verre, quarto Blum, quinto Bagatin, e poi giungono Igoshev e poi a seguire Piccolo, Meris, Tiberi, Cajamini e via via gli altri, compreso il campione europeo Ponomar, che chiude in questo momento la fatica. Dunque nuova vittoria, la 7ª stagionale per Gianmarco Garofoli. Anche l'anno scorso aveva vinto l'atleta che indossava la maglia tricolore, e questa scena si è ripetuta quest'anno grazie ad uno splendido Gianmarco Garofoli. Ma complimenti anche ad Alessio e a Verre, che hanno ottenuto i 2 posti d'onore. Al trofeo Buffoni non cambia la maglia del vincitore, è sempre quella del campionato del campione d'Italia, non cambia la squadra del vincitore, è sempre il team LVF. Quest'anno vince Gianmarco Garofoli, bella soddisfazione vincere una gara come questa al primo anno nella categoria. Sicuramente ho messo un bel sigillo dopo il campione italiano, sono contentissimo di aver vinto qui oggi a Montignoso nella bellissima gara organizzata, e con veramente un lotto di partenti veramente forte, e sono veramente felice. Senti, nel finale pensavamo che il gruppetto degli inseguitori rimontasse su di voi, poi alla fine soltanto in 2 sono riusciti ad entrare, non avete mollato fino alla fine? Sì, io ci ho creduto fino alla fine, e diciamo mi sentivo veramente forte, ho dovuto aspettare un po' a attaccare la volata, ai 100 metri sono partito e sono riuscito con grande forza a prendermi questa vittoria. Dopo la doppietta nel campionato italiano è arrivata anche la doppietta nel trofeo Buffoni per il team LVF con Patrizio Lussana, per celebrare questa grande vittoria, una gara importante, una premondiale con tutti i migliori al via. Direi che la vittoria di Gianmarco oggi abbia lasciato davvero pochi dubbi, è un atleta di grande livello. Sì, ci tenevamo a questa gara perché praticamente si girevano anche un po' le sorti per il campionato mondiale, adesso vediamo le convocazioni. Abbiamo fatto una bellissima gara perché oltre alla vittoria di Garofoli abbiamo al 7º posto Piccolo Andrea, l'8º Mary Sergio, quindi su 4 ragazzi ne abbiamo messi 3 nei primi 10. Gianmarco è stato veramente forte, favoloso, perché ha attaccato praticamente lui, è stato ripreso, poi è riattaccato e poi l'abbiamo visto in volata che ha vinto nettamente. Sicuramente tutte queste vittorie, tutte queste belle cose vengono da tanto lavoro, tutta la squadra, tutto il team, tutti i miei collaboratori, i direttori sportivi, ci teniamo a far bene e speriamo di continuare su questa scia. Adesso abbiamo una cosa importante che da qui a 15 giorni finirà anche quella, e speriamo di centrare anche quella. Se centriamo quella, credo che l'anno prossimo compio 60 anni e mi ritiro, vado in pensione felice.